qua c'è un'intervista, diceva: meno male che non l'avete preso voi. Cioè, insomma, una grande partita anche per te contro una squadra che in casa non aveva mai perso. Super soddisfatto. Sì, molto. Venivo da un po' di partite in cui non esprimevo il meglio, soprattutto anche dovuto a problemi fisici che abbiamo avuto noi, in tutta la squadra e anche io personalmente. È stata una grande rivincita anche per noi che abbiamo vinto solo una partita fuori casa con l'Audax. E tutto questo è grazie a una grande prestazione di squadra. Il singolo poi viene dopo. La squadra ha fatto una grandissima prestazione sia in difesa che in attacco. Stasera siamo stati continui e alla fine siamo stati premiati con il successo. Sul campo, come hai visto questa rete? C'erano tanti acciaccati, gente che zoppicava, un po' di confusione. Sì, no, io quando ho provato uno di qui a provare in estate, comunque vedevo grande voglia di lavorare, quindi penso che Checco darà sicuramente la sua impronta in questa squadra, è un bravissimo coach e quindi credo che piano piano raggiungerà un'ottima forma, anche se gli acciaccati sono molti adesso, con il rientro magari di Antinori, di Claudio Cavalieri, la squadra potrà, diciamo, potrà davvero avere, diciamo, il salto di qualità che può avere, perché ci sono giocatori veramente di qualità. Sei uno dei giovani in crescita di questo girone, a tuo avviso chi sono gli altri pari età che possono crescere? Sicuramente Matteo Grande, l'ho conosciuto in estate, ha grandi margini, mi piace molto come giocatore, sicuramente deve migliorare dal punto di vista mentale, però può togliersi anche lui grande soddisfazione, lo stimo perché è un bravo ragazzo e può dar tanto anche alla rete. Vince facile Trapani? Mi sa di sì.